Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG. Partiamo subito con le notizie di oggi. La notizia in prima pagina di oggi è... il mio nuovo colore di capelli è arancione! Ok, grazie. E ora passiamo alle notizie un po' meno importanti. Problemi nella città di Como, non si riesce più a dormire, sopra c'è chiasso. Scontro fra due taxi a Genova, 20 feriti tra i passeggeri. Noto pregiudicato, vistosi circondato dalle forze dell'ordine, si è messo a sparare alla cieca. Domani si svolgeranno i funerali della poveretta. Incendio nella casa di Totti, la biblioteca è completamente distrutta, c'erano due libri. Il commento di Totti: no, il secondo dovevo ancora finire di colorarlo! Crolla la borsa di Milano, Everardo Della Noce, vittima tra le macerie. Adesso passiamo la linea alla nostra inviata Susi, che si trova in un supermercato dove è successo un fatto incredibile. Grazie mille per la linea, Susi. Io sono Susi. Ci troviamo in un supermercato dove è successa una cosa assurda. È scoppiata una scatola di piselli e 5 donne sono rimaste incinte. Ma la cosa più assurda è che io sono una di queste donne. Oh oh! Ma perché a me non succedono mai queste figate? Sapete perché? Perché sono sempre qui a fare questo lavoro di m***a! Questo lavoro, hai capito? Scontro frontale tra due carri funebri. Un resuscitato. Ragazza violentata. La polizia ha nelle mani l'arma del delitto. Moglie uccide il marito con un ferro da stiro. Aveva preso una brutta piega. Uomo invisibile cerca donna trasparente per fare cose mai viste. Fallita la Scotex, gli affari sono andati a rotoli. Strano fatto avvenuto in campagna. Un gallo ha aggredito un contadino perché andava a letto con le galline. Bambina stufa scappa di casa. I genitori muoiono di freddo. Derubate 1000 scatole di sigarette e 200 kg di carote. La polizia cerca un coniglio con la tosse. Un pericoloso bandito fugge nella campagna. La polizia rastrella la zona. I contadini ringraziano. Rubato un carico di lampadine, la polizia brancola nel buio. Mi dicono dalla regia che le lampadine sono state ritrovate, si fa luce sul caso. Arrestato Ercaccola, si pensa a causa di una soffiata. E ora le statistiche di oggi, passiamo la linea a Susi. Grazie per la linea, Susi. Come vedete siamo nell'ufficio statistiche Susistat, dove è stato appena concluso un importantissimo studio sulle abitudini delle donne. Questo studio ha confermato che di notte su 100 donne 5 si svegliano per insonnia, 10 per andare in bagno e ben 85 si rivestono per tornare a casa. Grazie mille Susi, ora proseguiamo con le notizie. Una donna mette alla luce un figlio, la Enel ringrazia. Arrestato un capostazione, trovato vicino a un binario morto. Data l'esplosione demografica degli ultimi anni, recenti calcoli statistici hanno dimostrato che ogni secondo una donna mette alla luce un figlio. Ma la notizia più scandalosa è che i carabinieri stanno cercando questa donna per farla smettere immediatamente. Un elefante schiaccia un pisolino. Il pisolino muore. È stato scoperto che Venezia è la città in cui si guarda più la TV. È piena di canali. Carabinieri sotterrati in un campo. I banditi li avevano seminati. Bambino scoppia di salute, 8 morti e 5 feriti. Pazzo suicida si sdraia sui binari della Roma-Napoli, muore con 9 ore di ritardo. È stato scoperto perché i carabinieri fanno poco l'amore, non hanno abbastanza prove per metterlo dentro. Rapina in banca, la polizia chiude le uscite, i ladri escono dalle entrate. Adolescente complessata si chiude in se stessa, perde le chiavi e muore soffocata. È stato scoperto che Reggiseno è un ideale di democrazia. Infatti chiude la destra dalla sinistra, sostiene le masse e attira a sé il popolo. Nuova lavatrice lanciata sul mercato. 9 morti e 11 feriti. Morto Mollica. Sentiamo cosa dicono i parenti. Perché? Perché proprio mio marito? Non se lo meritava! Lui era un pezzo di pane! Ah!
Come avete visto, i parenti sono veramente distrutti. Questa era l'ultima notizia di oggi, ci vediamo alla prossima edizione, vi auguro una buona giornata. Mamma mia, ma l'avete visto quando era brutta quella? Cioè, capisco che ti è morto il marito, ma adesso non è che puoi... Cioè, sei sempre in TV. Anche tu! Siamo ancora in onda? Ups! Vuoi ricevere tutte le notizie in anteprima? Iscriviti a Susie Official, clicca su... Ehi, ma qui un tempo c'era il tasto iscriviti! Vabbè, cercalo su questo sito e clicca. Ciao!